oggi è una giornata per me molto importante, perché insieme a questo momento di riflessione intorno alla 285, che è stata una legge storica, che è una legge storica, che ha la caratteristica di avere 20 anni ma di essere anche molto giovane, come hanno dimostrato i ragazzi che abbiamo visto qui, e oggi pomeriggio ci sarà l'insediamento della rete per la protezione e l'inclusione sociale, e quindi uno strumento nazionale che tiene insieme lo Stato, i ministeri, le regioni, i comuni, gli enti locali, l'associazionismo, per fare insieme le politiche sociali, che credo sia oggi quello che è assolutamente indispensabile, perché insieme si fanno bene e di più le cose, se ci si pensa ognuno di poter essere autosufficienti o in grado di risolvere i problemi con le proprie forze, io credo che siamo molto lontani dall'obiettivo. È stata scelta la città di Napoli per ospitare i lavori in occasione del ventennale della legge 285, con un convegno nazionale a Castel dell'Ovo per riflettere sul significato e l'impatto che la legge ha avuto per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Dalla sua dimensione storica e innovativa allo scambio di esperienze e all'individuazione di nuove priorità ed obiettivi, due giorni in cui gli operatori saranno coinvolti anche nelle esperienze locali della città di Napoli, partecipando ad iniziative che permetteranno di conoscere le pratiche di lavoro sul campo. Napoli in questi anni ha dimostrato di voler sperimentare nuove attività educative anche che volgono al sviluppare l'autonomia e la partecipazione proprio dei ragazzi e degli adolescenti, perché dopo 20 anni ancora ci sono sperimentazioni, novità e cambiamenti che sicuramente riguardano le attività svolte nelle città riservatarie della legge 285, ma che possono contaminare sicuramente le politiche per l'infanzia e l'adolescenza di tutta Italia. Quindi noi siamo orgogliosi e contenti che si voglia celebrare qui il ventennale di una legge così importante, su cui noi abbiamo tanto investito in termini di programmazione, progettazione e innovazione per i nostri bambini e per i nostri ragazzi. Napoli, città d'Europa che ha il maggior numero di bambini e di giovani, una città dal grande cuore. Anche noi come amministrazione cerchiamo sempre di stare dalla parte dei più fragili e dei più deboli. Chiaramente blocchi normativi e vincoli finanziari non ci aiutano, ma la rete di solidarietà è molto forte e stare vicino ai bambini e ai ragazzi significa anche contrastare devianze, crimine e percorsi difficili che poi possono prendere i nostri ragazzi. C'è tanto talento nella nostra città e la rinascita turistico-culturale, oltre che economica dal basso, sta creando delle prospettive e delle alternative significative.